Guardate ragazzi, qui c'è i tanzi, ecco su Outlast Whistleblower, non mi ricordo mai, Whistleblower. E eravamo rimasti là, tutto lo schizzo di sangue e roba varia. E niente, comunque credo, non lo so, perché non mi ricordo nemmeno quando è uscito l'ultimo episodio. Oggi dovrebbe essere domenica, se ci riesco a farlo uscire per domenica. Ho ricreato un pochettino l'ambiente, perché purtroppo è giorno ragazzi. Perché sì, ero troppo stanco, quindi volevo registrare, ma poi alla fine niente. Quindi niente, dopo il caricamento ci becchiamo qua, bello. Eccoci qui ragazzi, che cazzo è successo? Perché mi fa rivedere tutto? Sospetta come cosa. Joystick vibra. Non so perché ci fai fare questo pezzettino minuscolo, comunque ragazzi siamo qua, così facciamo pure una ricapitolazione totale. Intanto sto morendo di caldo. Allora, io non le vedevo quelle finestre l'altra volta, quelle cose. Si comincia alla grande. Let's go. Per raccogliere la videocamera. A proposito di videocamera, ragazzi, se mi si spegne. Se mi si spegne, credo che sentire, continuerete a sentire solo l'audio. Spero di no. Chi sei? Oh. Ti apro in due e ti faccio... Dio. Ma che fa? Ma che viene da me? Che fa? Che cazzo sta facendo? Qua si comincia sicuramente a correre da un po', sono sicuro. Oh! Se sei buggato meglio così. Vediamo un po' di qua cosa ci sta. Brutto presentimento questo rumore, brutta cosa. Se là c'è una videocamera ci saranno delle batterie. No, che cazzo faccio? L'ho spento. Ah, pure questi sono morti. Cioè, perché solo io. Sono io solo. Solo. Vabbè. Sono io l'unico sopravvissuto. Va bene, quello si è buggato secondo me, eh. Allora, non ci sto capendo un emerito cazzo, sinceramente. Allora. Vabbè, quello è rimasto là. Oh cazzo. Ma chi è? Oddio, oddio, oddio. Ah, no, no, il fantasma, che ci devo avere per tutto il coso il fantasma, no. Dove si va? Dove si va? Dove si va? Oh cazzo. Viene a partecipare alla nostra sessione di terapia. Ah, non me lo ricordo. Tu hai seri problemi, eh. Allora. Ah, è quello che mi ricordo il primo, non era in italiano. Cioè, a parte i sottotitoli. Wow. Ok.
ho capito. Se non mi fai uscire. Oh cazzo! Chi sei? Ah, oh, vada! Peppe! Dove vai? Scappa, scappa, corri, 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 corri! Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno! È tutto un fuggi-fuggi sto coso! Mo? Che cazzo faccio qua? Dovrò tornare indietro, sono sicuro. Però qua qualcosa ci deve stare. Tanto sento tipo le urla. No, non si può aprire. Oh, che cazzo? Ah, succedono sempre così. Se ti blocchi devi guardare in alto. Let's go. Qua cadiamo? La morgue tattica, che dovrebbe essere quella, cioè quella, non lo so, squadra che ci ha attaccato alla fine di Outlast, della storia principale. Raggiungi la radio nella prigione. Let's go. La vabbè, non mi ricordo come la pronunciano. Murkoff. Vabbè. Allora, qua ci stanno una marea di fantasmi, secondo me, in tutto sto coso. Allora, aspetta. Ah, sento rumore, sento rumore, sento rumore vicino a me. Oh, cazzo, 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 cazzo! Dio, cosa vuoi? Va bene. Molto tranquillizzante come situazione, eh? Quello è rosso, dai, che non si può passare là. Però pure qua non è che vorrei proprio passare qua, eh. Non mi piace molto come zona questa, eh. Comunque, ragazzi. Ho capito. Come faccio? Non mi ricordo. Ho capito. Fammelo prendere. Oh cazzo. Oddio. Allora, questo qua in pratica sì, questi qua sono i pazzi del manicomio e lui è il dottore, no? Carino, molto amichevole. Cazzo, viene da me. Cazzo, viene da me. Cazzo, sta venendo da me. Ma perché io mi devo sempre bloccare? Dove vado? Controlliamo il sopra. Ah, nasconderti. Possibile? Non lo so. Non lo so. In realtà stavo a dire una cosa. Poi me lo sono scordato. No, ero io che devo uscire. Oh cazzo, 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 cazzo. Corri, 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 corri. Vai, vai. No, no. Sì. Dai, il fantasma si è sbloccato, me lo ricordo. Questo qua è un po' stilizzato come il secondo. Ah sì, cioè come l'ultima parte del coso. Ne arriva un altro, di che? Ma perché io devo andare in questi luoghi? Cioè. Ma boh, non lo so. Oh, qua? Tutte queste cose per salire. Bisognerà pure andare da qualche parte. Te pare? Ma quando mai? Uscita? Non ti pare che funziona? Eh? Tutto finto. È un quadro quello, è un quadro. Documenti. Yeah, non l'abbiamo mai letti, mo pensi che li leggo. Oh, cos'era quello? Era il sangue che sbrilluccicava un po'. Batteria. Vamos. Ah, devo andare di qua? Ma perché mi devo bloccare? No, me lo dovevi spiegare. Cioè, solo io mi blocco qua. Allora.
Amore, è vero. Cioè, no. O devo riuscire a passare di qua. Oppure si torna indietro. Ma dai, si è chiuso. Ma cazzo. Non è un buon presentimento. Oh, che cos'è? No, lucetta là dentro. L'uscita inesistente. Dio, mi ero bloccato. Allora, guardiamo il sopra. Cioè, secondo me questo coso serve. Oh cazzo, che ho fatto? Dio, mi ha fatto. Te pareva. Ci avevo preso subito però comunque. Questo mi pare un po' più cagasotto rispetto all'originale, eh. No, scavalcare no, vero? Anzi. Cavolo, questo è tipo una batteria, invece no. Quello non si può aprire. Questa si. Dove siamo? Ah. Utile! Vai, prendila. No, lui non la prende. Oh! No, no! Vaffanculo, ne ho sprecata una. Oh, ma la vuoi, re? No, niente. Cioè, ci doveva mettere la mano sopra? Vabbè. Coca-Cola. Intanto guardo in modo sospetto la telecamera perché ho paura che mi si spenga mentre. Beh, stronzo però, mentre sto registrando. Che cos'è? Non lo voglio sapere. Bene ragazzi, cioè lo sapremo, lo scopriremo insieme all together, forever and ever. E questo episodio finisce qua, ragazzi, ci becchiamo domani oppure oggi. Vediamo se riesco a far uscire due video nello stesso giorno. E spero di sì, probabilmente magari questo lo vedete tipo verso, non lo so, le 11. Lo farò uscire verso le 11, magari il prossimo alle 5. Alle 5 quindi tutti sintonizzati sul canale, ragazzi. E niente, ci vediamo al prossimo video. Bene ragazzi.